Salve a tutti ragazzi, siamo qui per i pronostici delle Survivor Series del 2015 e cominciamo subito. Reigns del Rio, vabbè, potrebbero anche non farlo. Reigns vincerà, bisogna più che altro capire in quanto tempo. Potrebbe addirittura essere uno squash, però avendo solo 7 match, avendo 7 match, ma un po' così, visto che sia Reigns sia Ambrose devono giocarsela due volte, probabilmente non sarà lunghissimo. Quindi bisogna vedere quanto durerà. Non penso molto, secondo me 8 minuti. A meno che vogliano fare un main event leggero con un gran colpo di scena. Tanto si sa già che uno dei due passerà al cattivo, a fare il cattivo. Quindi Reigns vincente in poco tempo. Secondo match, Ambrose contro KO. Anche qui vincerà Dean Ambrose. Potrebbe venire fuori un buon match. Magari fare nel main event, farla gestire di più a Roman. Anche se non è così. Boh. Vediamo. KO perderà, purtroppo, ma è scontato. E poi non avrebbe senso mandarlo in finale, se già che vincerebbe Reigns Intercard. Quindi Ambrose direi vincente, pulito ovviamente. E si passa al match a eliminazione. Dicevo, match a eliminazione, che è stato gestito veramente da schifo. Dalla WWE perché non si sa ancora chi saranno i partecipanti. Probabilmente ci sarà un team face contro un team heel. Team face direi Cesaro, Ryback, Neville e gli Usos contro i più probabili sono New Day, tutti e tre, King Barrett e Sheamus. Chi vincerà? Sicuramente i face. Potrebbe anche qua essere un dominio. Ma potrebbero anche fare un push per Cesaro, quindi lasciarlo lui come ultimo sopravvissuto, secondo me è più... No, ci potrebbe anche stare, almeno per salvare un po' la card, perché, ripeto, fare 2:40 con 7 match del genere non ce li vedo neanche. Comunque potrebbe essere a sorpresa un buon match che potrebbe addirittura salvare la serata. Poi, Paige Charlotte, e qui secondo me... Cioè, io ho visto molte opinioni diverse. Secondo me è scontata la vittoria di Charlotte, però, boh, non lo so. Anche perché a TLC, TLC si svolgerà a Boston. Cioè, sarà una bolgia per la Banks. Quindi io ci vedrei bene. Charlotte che vince qui e che perde il titolo a TLC contro Sasha, perché ce la dovranno mandare per forza contro Charlotte per il titolo. A meno che... Vogliono mandare avanti questa fight da Paige Charlotte, che potrebbe anche starci. Paige però ha fatto schifo fino adesso sostanzialmente. E il fatto che sia molto tifata non è un buon motivo, diciamo, non basta, diciamo, per farla passare, per farla tornare campionessa. Poi, Taker e Kane contro gli Wyatt. Vabbè. Ci sta il commento molto Mark, sono i 25 anni, l'anniversario dell'Undertaker e tutto il resto. Però se fosse per me, se potessi scegliere io, se dovessi scegliere io, farei vincere gli Wyatt perché creerebbe molto heat attorno alla squadra, soprattutto attorno a Bray. Non è facile anche perché hanno già fatto la figuraccia nel 2 contro 4 sostanzialmente quando Taker e Kane li hanno distrutti, a parte Strowman, ma vabbè. E quindi sarebbe poco credibile. Comunque la vittoria degli Wyatt, il lato positivo è che darebbe anzitutto molta credibilità, oltre a creare reazioni eccetera. Li lanci per il futuro, mentre gli altri due di futuro non ne hanno. Cioè, ok, vincono Taker e Kane per l'anniversario, però cioè, tanto l'anno prossimo entrambi si ritirano. Almeno Taker probabilmente si ritira, anche se potrebbe fare qualche altro anno a un match all'anno a WrestleMania. Ma anche i minuti di match sono finiti, nel senso che con quest'anno con Bray Wyatt ha fatto 10 minuti e poi non ne aveva veramente più. Kane durerà ancora, sì, potrebbe durare di più, anzi sicuramente durerà di più, a posto suo mi ritirerai, ma va bene. E quindi io farei vincere gli Wyatt, ma se dovessi puntare dei soldi vinceranno Taker e Kane. E se non sbaglio siamo già al main event, che è Ambrose contro Reigns. E qua il discorso è lunghissimo in un certo senso. Allora, di sicuro, uno dei due diventerà il corporate champion. Non credo assolutamente che uno vince pulito sull'altro, da buono, l'altro se la prende.
si allea con Triple H e rivince a TLC. Un regno di un mese non ce lo vedo neanche. O un mese o due, ma... o alla Royal Rumble, ma non cambia niente. Questione difficile, chi è che far passare? Perché se dovesse passare Ambrose, anzitutto verrebbe ultra tifato, il che già non va bene. Cioè, in quanto WWE non può essere contenta nel vedere il tuo top face fischiato. Comunque, Ambrose da heel, da top heel ci starebbe. Cioè, almeno a me piacerebbe. Piacerebbe perché ha mimica facciale, è buono al microfono. Fa dei buoni match, è un brawler, non molto di più, ma fa dei buoni match e quindi ci può stare. Reigns, se dovesse passare Reigns invece, anzitutto o gli affianchi un manager o già nei promo è finita perché meno parla meglio è e purtroppo non sta facendo i passi avanti che tutti speravano, tutti, dal WWE innanzitutto. I match secondo me non può durare più di 10 minuti e lui passando ai cattivi dovrebbe comandarli i match perché gli heel sempre portano avanti i match nella federazione. Quindi cioè Reigns heel non ce lo vedo, ribadisco o un manager per il promo oppure è già finita, perché è vero che lo fischierebbero, però lo fischierebbero non per il personaggio, lo fischierebbero perché per l'incapacità della persona sostanzialmente. È molto difficile. Tra l'altro Ambrose mi piace anche da face, anche se è un po' detto tutto, ci potrebbe stare da heel anche per dire senti amico, sostanzialmente negli ultimi mesi ho combattuto le tue di battaglie e me ne sono fregato della mia carriera in un certo senso. E quindi potrebbe starci come ennesimo motivo. Il passaggio di Reigns ci potrebbe stare anche perché potrebbe rilanciarlo un po' come The Rock nelle Survivor Series del 99, se non sbaglio, con il suo passaggio che gli ha girato la carriera, diciamo. Però purtroppo temo che Reigns ormai sia incanalato, cioè ce lo vogliono a tutti i costi tirare come il nuovo top face, anche se non è pronto, anche se è tutto il resto, e quindi non credo che passi a heel. Il che significherebbe face perdente, il che significherebbe magari la rivincita tra un mese, anzi sicuramente la rivincita tra un mese, probabilmente con un'altra sconfitta sporca. Potrebbe vincere la Rumble, andare a WrestleMania e rifarsi sul campione di turno che sarà, non lo so, sarà Ambrose, sarà Lesnar, sarà quello che sarà. Però sì, è la più papabile perché Top Face soprattutto lo vogliono fare come il nuovo Cena e questa è la parte peggiore. Anche nei comportamenti lui ultimamente si è rifatto a molti top del passato, per esempio quando gli mollavano le mazzate. E lui non si muoveva, guardava l'avversario in faccia, rideva, cose del genere, cose un po' alla Hulk Hogan. Oppure i match portati avanti alla Cena, cioè le prendi per 10 minuti, poi metti la sua solita combo, 3-4 mosse e vai a vincere. Non lo so, non lo so. Boh, io per lui. E anche per me in un certo senso preferirei il rischio di farlo passare a heel. Anche da vincente, se vuoi. Cioè, tanto che vinca il titolo non me ne frega più di tanto. Perché da face non lo voglio vedere e non voglio vedere soprattutto un nuovo Cena. Primo perché non ci dovrebbe essere. Non c'è nessuno, è un nuovo nessuno. Ma poi non mi piace l'idea di creare un nuovo personaggio supereroe bla bla bla. Non lo so, perché anche Ambrose mi piacerebbe in entrambe le situazioni. Sì, se potessi sceglierei Reigns che passa e vince piuttosto. Cosa credo faranno se dovessi puntare, punterei sul passaggio di Ambrose. Proprio per la questione lanciamo Reigns, bla bla bla. E quindi c'è questo. Peraltro sarebbe interessante poi vedere chi è che va a vincere dopo, perché di solito il vincitore della Rumble è un face che viene lanciato da underdog contro il top heel campione a WrestleMania. Se dovesse diventare
Roman campione. No, beh, però sarebbe avendo fatto il passaggio. No, allora non c'è questo problema. No, allora a posto, a posto. Tanto qua c'è il match che è finito, ci sono già i replay. Niente, non lo guarderò in diretta probabilmente perché devo ancora caricare i soldi per rinnovare il network. Probabilmente lo vedrò domani. Pff, buon match a tutti, credo che il buon pay per view a tutti, credo che il video sarà caricato giusto in tempo. E buona serata, buono spettacolo.